Amici carissimi, bentornati. Siamo in un nuovo video e questo è un video che nasce da un weekend mirato. Sì, di relax, sì, di divertimento, certo, ma con un'idea veramente fissa e sono partito molto felice e sono tornato di più. Ciao carissimi, bentornati a questo nuovo appuntamento. Oggi parliamo di luce. Una luce che io ho fatto un weekend voluto per andare a scovarla nei minimi dettagli. Ho trovato due luci e le ho trovate, che già le avevo viste, ovvio, ma ci vado spesso. Sapete che io ho la passione per questa città che è Pisa. Intanto le auto sono lontane. Danno pochissimo fastidio rispetto ad altre città. Si mangia, che è una meraviglia. Io poi ho la passione, forse già ve l'ho detto, che c'è un localino dove io arrivo, mi faccio un panino stratosferico, alle volte due, enormi, con salsiccia e stracchino cruda, la salsiccia. E mi fido di loro perché mi hanno spiegato la lavorazione, la battitura, insomma, sono anni che la roba cruda non è proprio, diciamo, una cosa sicura. Da loro io mi fido ciecamente e mi godo questi due panini enormi. Al di là della bellezza del cibo e di una città meravigliosa, mi ero accorto nei viaggi precedenti, sempre senza dare fastidio, senza annoiare chi stava con me, mi ero accorto di delle luci molto particolari, luce naturale, che sarebbe bello poterla utilizzare in un evento che ci incontriamo. Da qui è nata questa idea. Allora vi spiego velocemente. Io sono stato 2 giorni e mezzo, quasi 3, e ho fatto dei percorsi a passeggio facendo qualche scatto di prova. Ovviamente eravamo in due, quindi ti metti lì un attimo per favore. Ho fatto giusto qualche prova per capire. La mattina c'è una luce meravigliosa e il set fotografico più bello che ho trovato è il Lungarno, che come sapete è meravigliosamente bello a Pisa, poi fa questa curva e quindi cambia anche la prospettiva rispetto a un effetto visivo normale in un'altra città, dove c'è un set, un fondale di palazzi medicei meravigliosi, terra di Siena, ocra, bellissimi, questo mattone tipico poi toscano, quindi questo rosso porpora bellissimo. Il tramonto, la luce del tramonto ci batte, ma la tarda mattinata dall'altra parte, e io vi faccio intanto vedere qualche scena, va a battere questa luce sui palazzi medici, quindi c'è questo fondale vivido, bellissimo, carico di colori e delle zone contrastatissime di buio e di luce. Noi, io l'ho immaginata, almeno io ho scelto di esporre assolutamente, come spesso faccio, quasi sempre, sulle luci. Quindi prendendo un'esposizione sulla luce e racconti senza far bruciare le alte luci principali, le ombre sono talmente tanto allo sbalzo che il nostro sensore non ce la fa e mi crea il nero assoluto. Secondo me, bellissimo. Questo è dovuto dall'inclinazione del sole, ma dalla costruzione che ha fatto Lorenzo de' Medici e parenti di fare questi palazzi molto vicini tra loro. Quindi passano delle lame luminose, secondo me meravigliose. Poi, insomma, non grazie a me, ma grazie a chi era con me, abbiamo trovato un percorso pomeridiano dove la luce si ammorbidisce naturalmente, quindi i contrasti si abbassano, e abbiamo fatto questa camminata meravigliosa di 4 km, tutti in pianura, in cima ad un muro che passa dalla parte interna di Pisa, quindi lontana dall'Arno, lontana dalla torre, ma fa un giro talmente bello da cui si può, tra virgolette, rubare dei fotogrammi da una visione alta, come se fossimo in un drone, di tanti dettagli di una Pisa che non si conosce. Non è normale toccare un tetto, eh? Guardate un po' dove sono. Un tetto di casa non è normale. È un po' un dietro le quinte.
E poi, dopo 4 chilometri, io per primo, al punto che ci sono riandato il giorno dopo, ho trovato una luce molto più bella, ho detto, no, mi sono girato in mezzo ai palazzi, usciva il battistero, la torre e il Duomo. Quindi eravamo dalla parte opposta, che io non avevo visto mai né da bambino né da adulto. Quindi si aggira Piazza dei Miracoli, e vi monterò qualche immagine adesso, con una visione da 10-15 metri d'altezza, quindi non a livello di Piazza dei Miracoli, del Pratino, ma siamo sopra le persone. E si arriva al percorso, questo muro finisce dove è il posto ideale per avere una luce del tardo pomeriggio da dietro che illumina questa piazza meravigliosa. Io mi sono stupito. Allora il primo giorno ho trovato una luce un po' più piatta, forse era una questione di... non c'erano nuvole. E il giorno dopo ci sono riandato, ho rifatto questi 4 chilometri, non vi dico, però insomma mi sono talmente divertito, ho fatto pochissime foto perché ho girato più pezzi di video, perché quando mi sono trovato lì ho detto le porto su YouTube. E quindi ci dovrebbe passare anche chi non è appassionato, è veramente di fotografia intendo. Invece per noi fotografi, da questo percorso mattutino e pomeridiano è nata un'idea che vorrei che voi commentaste, di creare un incontro con gli iscritti, ma anche con chi non è iscritto, non c'è una password, non c'è un divieto, una dogana, per capire se potremmo organizzare un workshop sulla luce. Io stavo pensando anche di ritratto, se volete, si potrebbe fare questo paesaggio urbano, i palazzi sono lì, aspettando la luce perfetta, le inquadrature, la composizione, ma volendo si può portare una modella che invece ci faccia fare forse un grado di difficoltà maggiore, perché lì le ombre sono almeno la mattina complicate, ma verrebbe fuori un workshop di una giornata piena molto interessante. Due giorni sarebbe fantastico, ma insomma poi ne parleremo. E sarebbe bello poi registrare il tutto, creare un video apposito per poi fare la mostra, cioè 4-5 foto a testa, e raccontare questa visione, questa Pisa con la luce. Tra l'altro ho scoperto da una mia concittadina che vive a Pisa, che non conosco ma ci siamo parlati sul web, che la luce di Pisa non l'ho inventata io, non mi sarei mai permesso, ma questa luce che a me ha abbagliato e mi ha fatto innamorare è comunque già stata nel passato, c'è, ora non ricordo bene com'è, ma esistono degli articoli su questo, che un raggio di luce, ah ecco sì, che il Capodanno pisano, che non sapevo, sono veramente ignorante, da sempre, non è ufficialmente il 31 dicembre, ma marzo 25, 31, 25, forse 25, non me lo ricordo. E c'è una luce che entra una fessura, quindi fa da meridiana, all'interno del battistero o del Duomo, forse del Duomo. Quindi ho detto, ah, e quindi io mi sono solo accorto di una luce meravigliosa che ho dato per scontato e guardavo solo io, no? Qui la guardavano già dai tempi antichi. Insomma, finisco. Secondo me potrebbe essere un bel appuntamento per conoscerci, ovviamente per chi sta al nord non è difficile raggiungere Pisa, per chi sta al centro è proprio una passeggiata, gli amici del sud non è proprio comoda, ma se non potessero venire sposteremo il baricentro del prossimo workshop più giù, ovviamente per agevolare chi sta al sud. Potrebbe essere un'idea, è solo un'ipotesi. Vorrei che o nella community, quindi nel canale dove c'è scritto community sotto potete scrivere, o scrivete qui sotto, fatemi capire se può essere una cosa interessante o, guarda Lu, secondo me è una stupidaggine, si può fare da qualunque parte. Sì, io qui ho studiato delle luci che la natura e i palazzi Medici, insomma la struttura della città, crea veramente dei punti di vista molto belli. La mattina violenti, la sera dall'alto ma molto morbidi, quindi due cose diverse in uno stesso luogo, in mezzo una discreta e comodissima e buonissima pausa pranzo per buttare giù due idee di quello che abbiamo già fatto la mattina e che faremo il pomeriggio. Se vi interessa fatemelo sapere. Grazie, alla prossima amici. A heart's beat.
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.